Per noi è la festa dei giovani, la festa di coloro che si sono visti negati il futuro, di coloro che sono visti negato la loro espressione di volontà. Hanno eletto un governo della regione e se ne sono ritrovati un altro. La maniera più civile di protestare è quella di scendere in piazza, di fare musica e dire questo governo non ci piace innanzitutto per ragioni politiche, non ci piace perché non sa utilizzare le risorse comunitarie, non ci piace perché ci fa perdere la speranza del futuro, non ci piace perché le categorie produttive oggi vivono una situazione di estremo disagio, quindi questo governo non ci piace e oggi il partito è vicino ai giovani che legittimamente, gioiosamente scendono in piazza. Il No Lombardo Day, io penso che una manifestazione se si fosse organizzata così non poteva riuscire. La verità è che c'è tanta voglia di guardare al futuro e Lombardo certamente non assicura un futuro gioioso per i nostri figli.